Il pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Campobasso è nel pieno caos, paralizzato. 54 persone, alcune delle quali in codice rosso, in attesa da ore di essere visitate e smistate nei diversi reparti una volta fatta la diagnosi. Ambulanze ferme, impossibilitate a partire perché le lettighe sono tutte occupate dai pazienti parcheggiati da ore nella hall del pronto soccorso. 4 ore e mezza che aspettiamo, sono le 18:30 dalle 14 che stiamo qua. Che cosa aspettate? Aspettiamo che si liberano le lettighe. E se succede qualcosa? Non sappiamo cosa fare, dipende dalla centrale. Una situazione gravissima, drammatica, come testimoniano le immagini girate dal collega Nicola Lanese. Tra la gente c'è rabbia, disperazione, dolore. Tra i sanitari, il cui personale ha subito oltretutto il taglio dei precari, serpeggia un senso di impotenza, nonostante si prodighino in tutti i modi possibili per rispondere alle esigenze degli ammalati. La situazione è divenuta insostenibile e rischia di esplodere da un momento all'altro se solo si immagina che i tagli già attuati se ne devono aggiungere altri 100 come previsto dal piano dell'ASREM e si deve andare verso un confusissimo progetto di privatizzazione e diffusione tra strutture. Un vero disastro, la fine della sanità pubblica, una tragedia che coinvolge quei pazienti in cerca di cure e che ormai non sanno più dove andare, a chi rivolgersi. Una sanità umiliata, drammaticamente messa in ginocchio e con essa un'intera regione.